Ciao a tutti, vorrei continuare a parlarvi della Matrix come ho fatto nell'altro video, perché io ritengo che sia un argomento molto importante ed essenziale. Continuerò a leggervi i miei pensieri che ho scritto su questo argomento, sulla Matrix. Matrix sono le illusioni, sono le convinzioni, una realtà falsa che la nostra mente costruisce perché è indotta a pensare in modo erroneo e non in modo obiettivo. Per esempio, come dicono in Oriente, la corda per terra che al buio sembra un serpente. E dunque ci spaventiamo per niente. La stella che brilla in cielo, ma che in realtà è un pianeta che viene illuminato dal sole. Perché non tutte le stelle che brillano in cielo sono stelle, ci sono anche i pianeti, che sembrano stelle, però non lo sono, in realtà sono pianeti. Una persona che non ti saluta e tu credi ce l'abbia con te. Ed invece non ti aveva visto perché non portava gli occhiali o perché non aveva le lenti a contatto, oppure perché era in sovrappensiero per problemi personali. Matrix è che ti vogliono far credere che sei un misero peccatore che si deve vergognare, ed invece sei un essere umano che può sbagliare. Se non esistesse l'errore, non si potrebbe crescere ed evolvere. Matrix è la televisione che minimizza i disastri o che amplifica le sciocchezze, e noi ci convinciamo che sia andata così, ed invece tutt'altro. Matrix è credere che i problemi del mondo siano solo quelli che i media ci raccontano, ed invece c'è un intero continente, quale l'Africa, che soffre ogni giorno. E del quale nessuno mai parla, e non solo l'Africa. Matrix è credere che il mondo sia cattivo, ed invece è bene e male insieme. È sempre stato così. Purtroppo l'uomo ha scelto di alimentare senza sosta il male. Matrix sono le verità ufficiali che ci raccontano, in realtà sporche menzogne. Che coprono le verità che nascondono. Matrix è ciò che l'opinione pubblica crede, ed invece la verità è tutt'altro. Più impariamo ad osservare consapevoli e imparziali, più ci sarà facile smascherare le menzogne, i pregiudizi, le convinzioni toste, le illusioni che diventano vere e proprie prigioni, una realtà parallela a quella oggettiva e veritiera, della quale si ha spesso paura. Già, molti vivono di illusioni e pregiudizi per non dover affrontare o riconoscere che le cose stanno in un altro modo. Imparare a osservare significa imparare a distinguere un lago dal mare, un fiume da un ruscello e un UFO da un uccello. E questo mio pensiero è finito. Adesso passerò a leggere un altro mio pensiero che parla sempre della Matrix. E l'ho intitolato Matrix 2. Matrix 2 perché è un altro pensiero che ho scritto, l'ho intitolato Matrix. Matrix è andare all'ipermercato ed essere indotti a comprare cose che non erano nella lista, e essere indotti a continuare a credere nella casta che è fatta di gente onesta che lavora per il popolo senza sosta. Ed invece Matrix è essere indotti a vestire tutti uguali, ad amare gli stessi gruppi musicali, ad accontentarsi di spiegazioni banali, a parlare e a pensare cose uguali.
che è da dementi essere originali, si rimane soli. Matrix, essere abituati a non pensare mai alla morte, alle possibili malattie, alla mala sorte, alle storte manie, di vizi e strazi, va tutto bene. Nulla di ciò deve preoccupare, non serve pensare. Matrix è tenere i popoli in coma controllato. Loro rubano, fanno brogli, promettono e non mantengono, e il popolo deve tacere, obbedire, acconsentire, in silenzio. Matrix è dire di voler combattere tutti i mali, ma nessuno fa nulla, o fanno molto poco. Sono cose normali. Matrix è acconsentire tacitamente alla pornografia, senza limiti ovunque, alla prostituzione per strada o in un locale con chiunque. Matrix è celare il buono e l'essenziale, promuovendo le vanità, le chiacchiere e tutto ciò che fa male. Matrix è abituare la gente a non indignarsi più alle ingiustizie, agli assassini, a tutto ciò che è criminale. Matrix è far credere che la fogna scompare ed invece va nel mare e con i pesci torna sulle nostre tavole. Matrix è maleducare la gente a non farsi più domande, a non stupirsi più per niente, al menefreghismo e al fanatismo incosciente. Matrix è essere indotti ad andare in vacanza sempre negli stessi posti commerciali, essere indotti a vedere corto e non ad essere lungimiranti. Matrix è una gabbia così stretta che ogni persona esplode di rabbia. Spero di non avervi annoiati. A risentirci.